Amici di CerignolaViva.it, benvenuti, siamo qui con Pasquale Olandese, fondatore della Vada Agency. Ecco Pasquale, ti do subito del tu perché sei giovanissimo. Assolutamente Stefano. Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, la Vada Agency che cos'è? I tuoi obiettivi di questa agenzia che si occupa di marketing strategico, però volevo chiederti le attività e soprattutto da quanto tempo lo fai? Beh, innanzitutto volevo fare un personale saluto ai lettori di Cerignolaviva e ringraziarti per questa video intervista. La nostra agenzia, Vada Agency, è nata nel 2007, si è occupata sin dall'inizio di marketing, appunto come hai detto tu, strategico sul territorio e quindi poi guardando a tutto il territorio nazionale, e di qui poi ha sviluppato delle competenze riunendole tutte in una serie di professionisti che danno supporto al marketing, al franchising e alla formazione come training. Queste marketing, franchising e training soprattutto convogliono in un marchio gruppo impresa, giusto? Assolutamente sì, il marchio è questo qui. In pratica il gruppo impresa ha l'obiettivo di valorizzare i nostri professionisti, valorizzare i nostri imprenditori sia dal loro punto di vista legato come visibilità della propria azienda, sia dal punto di vista del loro team azienda, perché il progetto, che oggi non è più solamente questo, si sviluppa appunto su tutto quello che riguarda la visibilità strategica legata al marketing, la formazione come training, quindi intervento diretto all'interno delle aziende nel loro quotidiano vissuto, e come franchising inteso come sviluppo di un'attività imprenditoriale nuova o di una valorizzazione di quella che è stata già la propria attività, sempre legata al franchising. Abbiamo creato il primo portale di orientamento al franchising, impresafranchising.it, e oggi abbiamo una mission che è molto molto forte e forse anche delicata, cioè quella di rendere la vita professionale, quindi personale, di ogni uomo più piacevole e gratificante attraverso la valorizzazione del singolo a supporto di tutto il sistema azienda. Ecco Pasquale, di recente hai terminato un corso di professionisti che si chiama Digital Marketer. Sì. Cosa mira questo corso, soprattutto gli obiettivi, diciamo, le figure professionali che hai creato? Beh sì, noi in questo tempo vissuto a stretto contatto con le aziende, con il loro team, ci siamo resi conto che necessitavano di una figura professionale che avesse un punto di contatto diretto con loro e la nostra realtà, quindi l'agenzia Vada Agency e tutti i professionisti di gruppo impresa. E quindi abbiamo dato forza a quella visibilità che oggi nel 2016 è veramente scontata, ma non è tanto scontata così come pensiamo, ed è quella visibilità legata al digital, legata al mobile, legata all'online più in generale. Questa figura si occuperà appunto del contatto con queste aziende, quindi non sarà un tecnico, uno specialista con grandi pretese, perché seguirà un corso di formazione interno, un percorso di crescita insieme alla nostra agenzia, seguirà una zona diretta, quindi questo corso che abbiamo fatto il 30 maggio è stato il primo di una serie che noi andremo a sviluppare sull'intero territorio nazionale e che darà appunto la possibilità a persone che realmente vogliono mettersi in gioco di essere il punto di riferimento per la visibilità delle aziende e di quella location. Non solo questo, perché adesso abbiamo stretto delle partnership importanti anche per quanto riguarda il franchising, quindi partiranno una serie di corsi di formazione legati all'orientamento al franchising, dove ogni persona che vuole avviare un'attività in franchising o vuole solamente valutare l'opportunità di entrare nel mondo del franchising potrà, attraverso una semplice iscrizione, partecipare a questi corsi di formazione e quindi avere un quadro più aperto e più diciamo consapevole di quello che è l'opportunità del franchising e chiaramente delle varie sfaccettature che questa attività propone.
Mi volevo soffermare soprattutto su due punti. Il primo punto, ecco Pasquale, quanto è importante la pubblicità online, quanto è importante la presenza online su un mondo di internet che oramai tutti quanti sono connessi Ecco, in internet. sì, Stefano, hai fatto una domanda importante perché, come dicevamo prima, ormai le aziende dovrebbero dare per scontato la loro presenza online, ma tanto per scontato non lo è, perché adesso si parla solamente di strumenti da utilizzare online, ma in realtà la differenza che dà valore, crea quel plus in più per le aziende, sono i contenuti che noi utilizziamo all'interno Certo. e a supporto di questi strumenti. Quindi il digital marketer sarà proprio la persona che farà da coordinatore tra gli strumenti dell'azienda e i contenuti che lei andrà a creare a supporto della sua visibilità strategica. Perché oggi si parla e si deve parlare sempre di più di una pubblicità più coordinata, si parla di brand identity. Quindi, se non abbiamo questo connubio tra strumenti e contenuti all'interno della campagna complessiva, sicuramente La presenza è la presenza inefficace. sarà sicuramente inefficace. Il secondo punto della risposta tua precedente, soprattutto sul franchising, che mi volevo soffermare. Al mondo, al giorno d'oggi c'è la crisi, si dice crisi economica. Cosa dovrebbe spingere una persona a valutare ad aprire un franchising, innanzitutto, secondo te? Beh, con il portale impresafranchising.it, occupandoci di orientamento, diamo la possibilità a queste persone di entrare proprio in contatto con questa realtà. L'opportunità in franchising è un'opportunità che magari porta una persona che non ha una determinata esperienza in un certo ambito, a valutare concretamente l'apertura di questa azienda. Quindi oggi, con una serie di regolamentazioni del franchising, il franchisee, o meglio l'affiliando, quella persona che sta valutando quell'opportunità in franchising, può entrare, diciamo, forse in punta di piedi in questo mondo, però con un occhio di riguardo rispetto a tutto quello che sono poi i passaggi di creazione e di avvicinamento a quell'attività in franchising. Quindi, secondo me, è un canale che può veramente crescere e negli ultimi anni sta crescendo in termini di numero di aziende che aprono in franchising, però deve essere fatto con la giusta valutazione. Con Impresa Franchising offriamo questo supporto sia alle persone che vogliono entrare in questo mondo, sia alle persone che vogliono startare con il proprio franchising perché hanno un'idea, hanno uno storico, hanno qualcosa che già funziona e porta risultato sul campo, sia all'azienda che ha già un franchising e vuole sviluppare la propria idea, quindi portare nuovi imprenditori all'interno della sua rete. Un'ultima analisi, poi chiudiamo questa bellissima chiacchierata. Volevo chiederti quanto è importante scegliere il professionista giusto, soprattutto perché affidarsi a professionisti oggi tutti quanti si professano professionisti di conoscenze, Certo. ma al giorno d'oggi sono pochi i professionisti veri online che possono garantirti la brand identity, come hai già detto. Beh, il tutologo Stefano ormai è in estinzione, per Infatti. fortuna. E con Gruppo Impresa abbiamo proprio questo obiettivo. Vogliamo fare ciò che siamo bravi a fare e facciamo con passione. Io mi occupo di training, faccio questo, lascio fare il resto a tutti gli altri professionisti. Quindi oggi è importante per un'azienda essere seguita da una persona che coordina la sua immagine, ma non è una definizione di linea di massima, è Certo. proprio qualcosa di è uno status. Cioè, questa persona si deve occupare della visibilità strategica di questa azienda, ma non occupandosi direttamente di questa attività, ma demandando al gruppo che sta alle spalle, quindi ai professionisti che stanno alle spalle di Gruppo Impresa, tutto lo sviluppo e l'ideazione di quella strategia. Quindi è importante oggi, è un consiglio che mi sento di dare a chi sta guardando questa video intervista e che ha un'azienda, ha un business, di pensare alla propria attività e dar forza alla propria attività come imprenditore. Ma il marketing deve essere seguito da professionisti che hanno un quadro chiaro dei tuoi Certo, obiettivi, infatti. hanno un quadro chiaro
delle tue potenzialità, del tuo target, e riescono ad avere una visione forse più ottimale dell'imprenditore stesso nello sviluppo della, della sua azienda. Quindi il mio è un consiglio, è chiaro che le nostre aziende meglio di noi non le conosce nessuno, ma certe volte la vision e la mission di queste aziende non c'è ben chiara. Il professionista che si occupa di marketing, e quindi in questo mondo il digital marketer sarà un alleato molto molto importante, potrà dare solamente efficacia. Lancio solo un'ultima cosa. Sì, sì. Partirà a breve, in virtù proprio di questa domanda, partirà a breve una importante campagna che sarà la prima campagna in Italia di mappatura locale dei professionisti e delle attività commerciali, quindi imprenditoria più in generale. Questa mappatura darà modo ai nostri professionisti di comprendere il territorio e i propri, diciamo, la propria categoria, come si approccia al proprio cliente. Ma l'aiuto più importante verrà proprio da un'analisi di status di visibilità attuale che abbiamo realizzato con i nostri professionisti, e che sarà proprio il digital marketer a consegnare a mano per ogni azienda che parteciperà alla mappatura. Che quindi comporta dei costi? Assolutamente no, ci stiamo facendo carico insieme a tutto il gruppo di tutti i costi di avvio di questa grossa campagna, perché crediamo molto nella professionalità e nell'etica della nostra attività. Quindi vogliamo dar forza partendo dal nostro territorio, e quindi svilupparci poi sul territorio nazionale. Vogliamo dar forza alla vera valorizzazione dell'impresa e del loro team azienda. Perfetto, ti ringraziamo Pasquale, e soprattutto ti auguriamo buon lavoro e soprattutto buona missione di impresa. Sì, assolutamente, auguro una buona vita professionale a tutte le persone che ci guardano. Perfetto, grazie amici di cerignolaviva.it e al prossimo appuntamento di una chiacchierata con.